Semo din sarula ekar kopin, un mamik impaez, in piaggia di Baleon, alla SPTT Tennis, e ma parla di su sport odie, ma soprattutto d'un personaggio, Jean-Baptiste Benjamin, presidente storico di un club, ha fatto la scelta di piantare il suo impegno ufficiale, l'aveva fatta di già appena la scenda su piazza Aurora, su Viola, ma Custan e Benjamin hanno deciso di piantare, ne man parla con Edi, ma di noi un ipoghi d'amiga Edi. Su Isu, l'amateur e la cini di tennis lo conoscono tutti. Dopo il 1988, Jean-Baptiste Benjamin è tra presente alla SPTT in Baleone, un destino principiato un po' all'azzardo. Il segretario generale, Antonio Lucioni, casca malato. Lo porta a Nizza, a suo modo è ancora più malato a Ghello, ma l'operazione a cuore ouvert è un po' più travagliata. Barthélemy degli Esposti all'epoca e dei patroni di Aposta, ben a cercare un amicello di PTT, dove lavoravo dopo i 14 anni, e mi dice: «Allez, Benjamin, tu rejoins la SPTT». Je rejoins la SPTT, hein, non c'è male. E sono giunto così qui, non ci capisci a nulla, non sapi a nulla, e beh, on s'est fait sur le tas. Voilà. Tando, au club, on era manca appena gli stessi Kawa. Trois terrains, un de foot, rugby, gazonné, un terrain d'entraînement pour ces disciplines-là, et enfin quatre cours de tennis. Secretario generale, Jean-Baptiste Benjamin par ben a sviluppa la struttura di tennis, mantenendo l'altri sport come o balò, sino au principio di l'anno 2000. C'est un club omnisport, comme l'a dit le président tout à l'heure. Un club omnisport, c'est une composante de plusieurs activités sportives, 11 en l'occurrence chez nous. Ça comprend 1100 adhérents. In degli anni 2000, la SPTT Ajaccio riceve una delle competizioni europee più importanti, a racchette de corail, offerta da Jean-Pierre Stefani, il presidente del tennis club di Mileli, ouvruto d'un'amicizia vera. L'anecdote est croustillante parce qu'en fait on se retrouve sur le parking des Mileli, il est en train de balayer comme il fait d'habitude un peu l'homme à tout faire, et c'est à ce moment-là qu'il me propose de récupérer la raquette de corail. J'en ai pleuré. Tando, parecchi futuri professionali vincitori di Grand Chelem giocheranno a Nantes e Taren di Baleone. Ma il club non perde mica di vista i suoi aderenti quotidiani, perché essi due i primi Taren in cui parti di Gorziga sono creati nel 2010. Le tennis è d'abord un sport d'extérieur. Donc on a voulu garder nos cours en terre battue pour l'extérieur, pour aussi continuer à organiser bien l'Open géant et la raquette de corail, qui est la phase finale du championnat d'Europe des Nations pour les jeunes filles de moins de 12 ans. Donc il a fallu couvrir les deux cours en dur. Odie ga odie, si Taren ne profitano soprattutto i più anziani, sono colmi di ricordi con Jean-Baptiste Benjamin. E battio mio amico dopo anni e anni e anni, un amico di belli orni e anche negativi. A livello sportivo ha fatto quello che ha fatto la SPTT, eh? E siamo qui con un club con due corsi, ha fatto tutto ciò che volete qui. A me personalmente mi ha reso un buon servizio, voilà, donc io posso mi calare, e faccio 41 anni che sono qui al club. E ha più vecchia licenza del club. Io sono stato assai aiutato perché dieci anni fa ho avuto un problema di salute, un AVC, e tutti qui, tanti giocatori che hanno battuto tutti, mi hanno tutto aiutato a ripigliare tutto questo, e sono contento di essere qui e ringrazio a tutti. L'amico, la famiglia, autant allora che ritengo il dirigente a fin da sogarire. Ciò che è per me più importante è tutti questi gente che ho conosciuto qui, che sono diventati amici, i presidenti che ho avuto un anno, degli Esposti, Pugliesi, Gamarra, Lucioni, sono gente che mi hanno permesso di fare questo lavoro. Dopo c'è la mia famiglia, perché la mia moglie e la mia figliola mi hanno permesso di stare qui e di occuparsi di suo club e di lasciare un po' la mia famiglia accanto, ma tutto si è ben passato. A 70 anni, il segretario generale storico lascia dunque quest'anno la sua piazza in un scagno della SPTT ai giovani, ma starà attorno un anno di più a livello di ogni sport per portare un aiuto.